dai sarti, dai produttori delle stoffe. Farmi spiegare le tipologie delle stoffe, le tipologie delle filature, le tipologie delle tinture, poi i sarti, come si cuce, come si taglia, eccetera, eccetera. Tutto un lavoraccio che adesso qua dentro non c'è, ma nella prima edizione nel 94 c'era tutto. Ora l'ho ridotto perché non mi pareva il caso, cioè le parole della moda in generale con la storia prima che ho messo e poi appunto la parte sul cinema e la moda che sono molto molto legate, si doveva ridurre un attimo. Voglio fare, grazie, del resto anche Federica ha cominciato come mia allieva con una tesi proprio sul linguaggio della moda che poi le ha aperto le porte della professione, quindi diciamo è anche di buon auspicio per gli studenti, per i ragazzi, a volte la tesi serve anche per trovare un lavoro, anche se erano altri tempi. Dico ancora pochissime cose anche per dare qualche esempio, perché altrimenti il discorso può sembrare troppo teorico. Allora, libro l'autrice prima di tutto si interroga sull'origine delle parole, no? Da dove nascono le parole della moda? Possono nascere da luoghi, possono nascere da persone, da piante e da animali. Chi inventa i nomi della moda? Chi è, come si dice, l'onomaturgo, quello che inventa i nomi della moda? Da dove vengono queste voci e quali sono le neologie? Faccio alcuni esempi per dare un'idea. Allora, molte parole vengono da un nome geografico che diventa nome comune, no? Io che sono genovese non posso non ricordare che jeans deriva da, forse dal francese de Gênes, credo, e naturalmente di Genova, perché era la tela blu con cui si facevano le vele, che doveva essere molto resistente. Già che parliamo di jeans, denim invece viene da Nim, dalla città di Nim. Prima ho letto il libro, mi piacerebbe, non ricordo se è citato, ma insomma mi piacerebbe ricordarla, è una parola italiana e che è tutta, che è una parola futurista, no? Sì. Molto bella, tutta, e tutta. E pare abbia anche un significato collegato proprio alle lettere, no? La forma delle lettere, quindi la parte alta simile ad una T, la parte centrale simile ad una U e poi la A finale. Poi si chiama tagliata, tutta, no? Perché copre totalmente, è un unico documento che copre tutto. Tutta, esatto. Tutta. Mi pare che sia il 1919, giù di là, sono epoca futurista. E devo dire, è vero, le parole della moda subiscono delle mode, sono a loro volta soggette a mode, e quindi è vero, in parte sorridevo dentro di me quando sentivo parlare Lorenzo, perché in parte avrei 10 anni fa o 5 anni fa o un anno fa totalmente sostenuto tutte le cose che Lorenzo stava dicendo, e poi continuamente invece il linguaggio della moda evolve. Le parole della moda hanno veramente, sono soggette a una moda, quindi per esempio i diminutivi, per parlare di cose concrete, non si usano più, si usano moltissimo invece, appunto, come dicevamo, le parole anglosassoni. Perché? Perché la moda oggi nasce fondamentalmente dal loro street style, la moda è diventato un fenomeno globale, molto meno chiuso all'interno degli atelier, insomma, però ormai desueta, perché sono una realtà oggettivamente superata, e nascendo dallo street style si adegua a quel tipo di linguaggio, che è un linguaggio, personalmente, io lavoro in un giornale, per me insostenibile, ma insomma non mi piaceva moltissimo, perché all'inizio io cercavo sempre di utilizzare parole di origine italiana, perché dicevo, se i pantaloni sono pantaloni aderenti, si chiamano pantaloni aderenti, non si chiameranno fuso, né tantomeno si chiameranno brilliance. Invece in realtà come dire, si cedono un po' le armi in questo senso, e quindi ci si adegua anche con una sorta di piacere, perché si sa che si sta facendo il proprio mestiere, a quello che è anche proprio una moda delle parole all'interno del linguaggio della moda. Scusami un attimo, prego. C'è ancora una cosa molto importante, già che stiamo parlando di giornali, l'assoluto primato delle testate americane nella moda, cioè come una volta i francesi, le testate francesi dettavano cosa si fa, come si fa e come si parla e cosa è en vogue, oggi
sono assolutamente le testate americane, specialmente Vogue, che detta a tutti quello che... Esattamente. Questa è una spiegazione dell'anglicizzazione. Sì, certo, hai talmente ragione che questo si riverbera, e probabilmente dipende, dalla durata delle settimane della moda. Una volta la settimana della moda di Milano era molto più lunga, era quasi il doppio, ma lo confermerà, la settimana della moda a Parigi un po' meno, la settimana di New York ancora meno, forse Parigi e Milano erano più o meno lì, però la settimana di New York era una delle più corte. Adesso la settimana di New York, la settimana della moda, la famosa Fashion Week, altra parola che ormai si chiama così in tutto il mondo, no? Utilizzata in tutto il mondo, la Fashion Week di Parigi, la Fashion Week di Milano, la Fashion Week, nonostante la Camera Nazionale della Moda, se si deve chiamarla, non mi ricordo, insomma, la settimana della moda, in realtà tutti chiamano, e gli hashtag sul web sono NFW, che è appunto Milano Fashion Week. Quindi la settimana della moda di New York, tornando a quello che stavo dicendo prima, dura per esempio molto di più. Perché? Perché dietro c'è l'industria che negli Stati Uniti lavora a stretto contatto con la stampa, quindi le stampe americane che vengono fuori in questa direzione, invece c'è un sostegno reciproco che fa sì che appunto si siano davvero invertiti i cambi, sto conoscendo troppo nei dettagli perché sennò diventa un discorso davvero settoriale, sì, molto poi specifico. Poi gli americani hanno le cosiddette lobby che noi non abbiamo. Esattamente, esattamente. Sono molto molto forti non solo in politica ma in tutti gli altri settori, specialmente nel settore della moda, che appunto 20-30 anni fa non erano così. È il fenomeno degli ultimi anni. È il fenomeno degli ultimi anni, tanto è vero che per esempio adesso io ripeto, vi vorrei così cedere tante piccole curiosità riguardo a tutte le cose che hanno espresso nel libro e che Lorenzo ha accennato prima verbalmente, ma la durata centrale, il nocciolo centrale, i giorni centrali delle settimane della moda sono dettati spesso proprio dalla presenza di questo, quel fashion editor che dice che ci sarò da quel giorno a quel giorno, e i fashion editor sono quelli delle potenti testate spesso americane. Questo era per dare appunto solo un assaggio di come cambia il linguaggio della moda. Il linguaggio della moda, appunto, dicevo, cambia moltissimo. Blogger in Italia e nei paesi anglosassoni, specialmente negli Stati Uniti, sono molto forti. Questo fenomeno manca al nord delle Alpi, cioè nei paesi tedescofoni i blogger non esistono. Ce ne sono molte nei paesi asiatici emergenti. Ma da noi in Europa, nel nord, è vero. Pochissimi. Pochissimi, ha ragione. Il fenomeno del blog in Italia è fortissimo, in Francia e in Spagna meno, e al nord non esiste. Fortissimo di nuovo negli Stati Uniti, Mesoamerica, Sud America, quasi niente. C'è un fenomeno che sì, è nazionalizzato, non so come funziona, ma appunto è vero. E poi appunto per non portarvi a... Sì, e quindi quello che volevo dire è che sì, è che vengono per esempio introdotti nuovi elementi anche grafici, per esempio l'hashtag, per esempio la chioccia, eccetera, entrano a far parte spesso proprio anche della grafia e della scrittura di moda sulle testate, quindi nella parola scritta. Quindi ci sono tanti nuovi elementi e ripeto, io adesso ho segnato qua alcune cose che mi incuriosiva di dirvi, per esempio dal fuso siamo passati ai leggings, il damietto, una volta era non so parlare bene in francese, ma si dice damier, no? Adesso è diventato check, il prêt-à-porter è diventato quasi universalmente ready to wear, ma volevo dire sono anche dei progetti in corso molto belli, molto stupendi. Abbiamo la vena Canonero, torinese tra l'altro, per cui quattro... Nata a Genova, va bene, torinese d'adozione, però insomma, quattro premi Oscar, che ha lavorato appunto con Sofia Coppola, la quale appunto dirigerà la Traviata, e quindi siamo tutti, questo per dirvi, che vediamo di fare moda nella quotidianità, molto incuriositi, e il momento, l'evento del momento è questa premiere che ci sarà a Roma della Traviata, che siamo tutti curiosi di vedere come saranno i costumi scelti da... Cinema moda, basta solo pensare all'inizio di Armani ha cominciato a lavorare ed è diventato famoso anche grazie al film di American Gigolo, certo, con quei costumi degli Intoccabili. Sì, ma tanti, ma con in realtà Armani ha cominciato come vetrinista la Rinascente, vorrei dire.
questa notizia. Francesca Beniprimista la Rinascente. E vorrei anche dire che una bella carriera. E che in realtà la moda, è vero, qui è una, c'è una sezione importantissima nel libro che parla della storia della moda italiana, ma non solo, ma è vero, c'è una grandissima storia nel passato, ma la moda italiana, grazie a tante nuove scuole, dall'Istituto Marangoni, alla Domus Academy, alla Scuola del Politecnico, della quale adesso Armani, con la quale adesso Armani ha un importante lavoro di collaborazione, ci sono tante nuove scuole che stanno dando origine a tantissimi giovani nuovi talenti italiani che faranno sicuramente strada nella moda, potrei farvi dei nomi, ma insomma taglio conto su questo, per dirvi soltanto che volevo finire di dire, ecco che la prossima frontiera del linguaggio, del linguaggio della moda sarà quella collegata, credetemi, alle nuove tecnologie. Non a caso la mostra dell'anno al Met Museum di New York, al Metropolitan Museum di New York, è Manus per Macchina, e quindi il rapporto con Fashion and Technology, il rapporto tra la moda e la tecnologia. La prossima, il prossimo ingresso di parola in diretta, ne parliamo fra 5 anni, ci ritroviamo. Anche fra 10, cioè io adesso ho avuto uno spazio di 22 anni in cui non ho fatto assolutamente niente, adesso è uscita sta cosa qua. Tra 22 anni mi vedrete con capelli bianchi, 4 nipotini, eccetera. Ma un po' tweed impeccabile. Tweed, sì, assolutamente. Quindi cedo la parola. Adesso dobbiamo parlare anche della fotografia, non anche sì, assolutamente, sì, ecco, perché la scusatemi, volevo introdurre. No, assolutamente sì. Fotografo che parla dopo una giornalista. Professore universitario e un'altra giornalista. Giornalista che fa le fotografie, è tutt'altro rispetto adesso di tutt'altro livello rispetto a quelli di Marco. Marco in realtà invece ci parlerà forse di uno degli aspetti più interessanti sicuramente delle parole della moda, che sono spesso proprio quelle collegate all'immagine, no? Alle loro curiosità e a dare delle risposte, perché non penso che interessi il mio lavoro per quello che concerne la fotografia. L'unica cosa che posso dire è che il libro la rappresenta benissimo, cioè unisce quello che è la storia del libro con l'innovazione del fatto, se guardate in tutta la fiera, sono tutti rettangolari, l'hanno fatto quadrato, è pulitissimo, in un attimo spiega cosa vuole dire, è l'eleganza in persona, cioè è un libro che la rappresenta in tutte le maniere, vista come fotografo. Sì, certo. E per me questa è la fotografia. Poi, questa immagine l'avrete riconosciuta a tutti, il famoso Gruot, il creatore dell'immagine di Dior, tra l'altro, uno dei più famosi illustratori di un'altra, che era un italiano, poi aveva preso il nome della madre, ma era un italiano, di Rimini, mi pare. Niente, poi se loro avranno delle domande, delle curiosità, rispondo. Io ne avrei una subito per te, cioè la fotografia di moda oggi è, come dire, descrittiva o suggestiva? Connotativa o denotativa? Questo era... Oggi l'immagine, come stavate dicendo un attimo fa, è quella che deve dare l'impressione del vestito, non conta far vedere, ecco, come una volta il tessuto, il taglio, i materiali che dice lei che si usano, il carbonio, il Gore-Tex per le scarpe, no? È tutto puntato sulla modella, sull'impressione e sull'impatto che dà, perché è una società che comunque si riesce a vendere parecchio hardware che non ha niente di buono, ma è bianco, quindi è stato messo in testa che quello è buono e lo compriamo tutti, e la stessa cosa primaria funziona nella fotografia. Ci deve essere la modella perfetta ma che rappresenta la ragazza meglio. Quando la vedete vi dovete riconoscere e mettono nella vostra testa il messaggio che, come diceva il professore, comprando questo tipo di abbigliamento diventate questo tipo di persona. È molto più importante di prima. Prima c'erano articoli e articoli. Oggi una pagina con due parole, un marchio e basta, anche perché la nostra società non ha più il tempo come una volta
di leggere. È lo stesso lavoro del fotografo. Una volta ci avevamo tempi che duravano 3 mesi per fare un set, adesso in una settimana chiamano 3 fotografi e li mettono in gara come Color Cube di Vogue. Ci danno una modella sola, 3 stilisti, e chi riesce a rappresentare meglio con una sola modella 3 stilisti diversi e dargli un'impronta diversa, prende il lavoro. Gli altri vanno a casa e è cambiato tutto parecchio. La fotografia digitale è cambiato anche molto. La fotografia digitale ha portato molti quasi fotografi a fare fotografi. Ecco. Ce ne sono tantissimi, però alla fine che emerge sempre. Non è una macchina fotografica. Per esempio io uso Pentax, che se la pronuncia non la conosce nessuno, sono tutti Canon e Nikon. Però mi ha permesso di arrivare dove sono arrivato. Non sono certamente più bravo, però non ho ancora visto nessuno di meglio, devo dire la verità. Lascio agli oratori, perché questo è stato un po' più basso. Da questo punto di vista ci siamo. Allora Anna, se vuole aggiungere ancora qualcosa rispetto a quello che si è detto, anche che non si è detto, qualcosa che gli interessava particolarmente di questo istituto. Non lo so, avete puntato molto sulla linguistica, io non ho puntato tanto sulla linguistica, cioè c'è tanto della linguistica, però sì, secondo me è molto interessante è la parte storica, cioè come si è arrivati nella storia, cioè a partire dagli anni 30 a quello che oggi è la moda italiana. È molto importante. E poi il capitolo mi piace molto perché fa vedere come, specialmente dopo la guerra, dopo la seconda guerra, la sartoria italiana e tutto il settore della moda si è potuto imporre contro i francesi, che erano fortissimi fino alla seconda guerra. E si sono imposti anche quando c'è stato il grande Dior. Dopo la guerra, colui che ha fatto moda era Dior, globale. C'era anche Chanel, globale. Nonostante questi due personaggi, se prendiamo a parte Courage, Balenciaga, tutti gli altri, ma prendendo in considerazione solo queste due personalità, la moda italiana ce l'ha fatta a imporsi e a creare quello, l'impero che abbiamo oggi. In tempi di, appunto, di globalizzazione. Le cose belle fanno un po' soffrire, esattamente. No, però sono prodotte non dalla casalinga, ma dall'operaia di lui. Il signor Manolo Blani che viene tutti i mesi, credo, un paio di volte al mese a vedere le signore. Parte della loro produzione viene il marchio di Dior, per le scarpe di Dior, il Saint Laurent di Chanel, sono prodotti in Italia. Il mondo dell'accessorio. Andate a vedere nei setifici del Comasco, i francesi prendono le sempre dai setifici del Comasco. Sì, sì. Abbiamo un distretto della pelletteria importantissima. Ed è una tradizione antichissima che va al Rinascimento d'Italia, perché non l'ho ricordato, ma ce l'ho fisso in testa. Visto che si è occupata anche di questo. Sì. È una tradizione che va indietro al 300, dove in Italia si producevano stoffe che venivano esportate e vendute in tutta Europa, perché erano le migliori. I migliori tintori erano quelli italiani, a partire dal fine del 200-300. È rimasta la tradizione fino ad oggi. Diciamo che c'è anche un nutrimento dello sguardo italiano, se così si può dire, che poi porta. Cioè, noi siamo nel DNA, abbiamo le immagini. Sì. Una bella realtà della quale mi è capitato di sentir parlare recentemente, proprio per esprimere e ulteriormente sottolineare la creatività italiana, un ragazzo italiano che ha meno di 30 anni mi raccontava, ex suo cognato, studi adeguati per questo tipo di progetti, però diceva, ne accennavo l'altra sera, di voler riunire tutte le piccole realtà di artigianalità italiana, quindi la piccola bottega, anzi l'ho già fatto,
che è un sito che ha un grandissimo successo, ha tentato di riunirli su una piattaforma web mondiale, facendo, creando un po' quello che succedeva nelle corporazioni, le corporazioni artigianali, che riesce a vendere, a far vendere il piccolo artigiano del cuoio del paesino toscano, magari sulla piazza di Seoul o che ne so, in Cina o in Australia. Questi sono progetti in cuore di credibilità. È lì che l'Italia era sempre forte, appunto il piccolo artigiano, la piccola famiglia, le imprese di famiglia che non spiazzano i grandi produttori globali. Non ci arrivano a fare la qualità soprattutto del prodotto, quella che viene fatta dal puntano. Siamo in Posso delle domande? Posso? Adesso ci partono fuori, 5 minuti abbiamo. Siamo 5 minuti. Una domanda. Crea una dipendenza. È verissimo. Cioè, anche per chi non ha grandi mezzi o altro. E comunque il buon gusto italiano si è diffuso nel mondo perché il livello è migliorato. Io ho visto i miei parenti. Frequenti Stati Uniti da una trentina d'anni, 30 anni fa vestivano un modo, adesso dietro che è un classico, no? Anche nei grandi magazzini la moda classica italiana, di buon gusto, l'accostamento dei colori, del sono i tedeschi, no? Sì, i tedeschi si sono, Lagerfeld, Boss, eccetera. Ha detto di aver un'altra cosa che ma insomma sostiene che le due F di Fendi significano Fanny First e con Fanny First tante cose sì. E anche tante gli cose. Anni che ha sì. Comunque questo se posso aggiungere un parere da persona che lavora su un giornale è veramente uno strumento tra l'altro davvero molto utile perché c'è scritto tutto quello che davvero conta. Io sia di arrivare quando racconto e sì, raccontiamo tante cose, tante sì. Bene, siamo stati nei tempi, perché anche durante le presentazioni bisogna ricordarsi che ci sono quelli che vengono dopo e il rispetto degli uni e degli altri non fa scivolare gli altri fuori orario e non li manda a mangiare più tardi. Noi, se voi volete, allo stand L56 Padiglione 2 apriamo qualche bottiglia di vino bianco e offriamo qualche patatina se ci arrivate. Se non ci arrivate vi perdete lungo la strada. Lo ripetiamo domani alla stessa ora con gruppi di librai che se vorranno verranno a trovarci. Ringrazio anche i professori di storia della lingua italiana che vedo in tutto il mondo e che rivedo sempre con piacere qui al Salone di Torino. Un editore non è mai solo quando finisce un progetto editoriale, quindi ringrazio anche, io sono lietamente attorniato da donne nel mio ufficio, non so di più uomini. Quindi grazie alle ragazze che lavorano con me, ho per casi di omonimia due Silvie, quindi grazie Silvia A e grazie Silvia B, grazie a Lorena che è con noi da poco e grazie a Silvio Bernardi che è venuto da Milano e ci accompagna in questa avventura di CBS. Sì, ma infatti non so se devo cambiare nome anch'io, preferirei di no. Grazie e buon pomeriggio, arrivederci.